Marco Troglio, tu hai capito in cosa consiste poi concretamente questa rivoluzione fiscale e per quanto tempo chi è al governo potrà continuare a dire ma è stata colpa dei precedenti governi, ma noi siamo qui da troppo poco tempo? Ma infatti hai visto che hanno smesso di dire che è colpa dei precedenti governi, da ieri hanno cominciato a dire che è colpa di Putin. E l'immigrazione ce la manda il battaglione Wagner direttamente, ci bombardano a colpi di migranti, quindi ma adesso pare che il battaglione, scusa Marco, pare che il battaglione Wagner, quindi i mercenari russi di Putin, abbiano messo una taglia sul ministro Crosetto. Speriamo che siano soltanto butad, nessuno deve torcere un capello a nessuno, ma era per dire che lo scusario nazionale è già stato aggiornato, perché non funziona più nemmeno per i ministri quello di dire che è colpa dei governi precedenti, anche perché i governi precedenti venivano accusati di far venire gli immigrati, adesso che sono triplicati loro come fanno a dire la stessa cosa? Dovrebbero essere loro stessi ad accusare se stessi di far venire gli immigrati, per questo danno la colpa al battaglione Wagner. Ma a parte queste amenità, la riforma fiscale io ci crederò quando ci diranno, come ricordava Lina Palmerini, dove prendono i soldi, perché le riforme fiscali per ridurre le tasse a tutti, o siamo nella canzone di Lucio Dalla, sarà tre volte Natale, festa tutto il giorno, eccetera, eccetera, e va bene, le solite promesse da campagna elettorale, finita da diverso tempo, oppure ci dicono dove prendono i soldi. Nell'attesa di sapere dove prendono i soldi per farci pagare a tutti, almeno a noi che paghiamo le tasse e che dichiariamo tutto quello che guadagniamo, noi sappiamo esattamente che le tasse sono già state abolite per quelli che non le pagano, perché nell'ultima finanziaria, che è la prima della Meloni, hanno fatto 12 condoni, in più hanno spalmato in 60 commoderati i debiti col fisco delle società di serie A, che certamente non sono la parte meno abbiente del paese. La riforma delle tre aliquote, così come è stata presentata, è l'ennesima riforma che aveva vantaggio dei ceti medio-alti e va, diciamo, come il cetriolo nelle parti basse dei ceti medio-bassi, però io non credo che faranno niente, semplicemente perché non ci dicono dove prendono i soldi, anzi hanno intenzione di spendere più soldi per le armi, perché recentemente il ministro Crosetto ha detto che dobbiamo assolutamente andare al 2% del PIL, che è quel traguardo che già Draghi si era proposto e che poi Conte gli aveva bloccato facendolo arrivare al 28%, adesso dicono che lo fanno prima. Io non so, o hanno trovato la fabbrica dei soldi, o hanno vinto il Superenalotto, o probabilmente stiamo parlando del nulla. Onorevole Braga, ma voi del Partito Democratico e anche i 5 Stelle, ma insomma, siete quelli che vogliono aumentare le tasse, vogliono far pagare più soldi ai contribuenti italiani, volete le case green che sono come una nuova patrimoniale? Sulla direttiva green, il Partito Democratico in Europa ha lavorato esattamente nella direzione energetico, perché direi che abbiamo un'emergenza climatica che è una delle tante questioni che questo governo rimuove e che credo invece debbano essere fondamentali. Ma l'Italia rischia di essere danneggiata, ha detto oggi Giorgia. Ma l'Italia rischia di essere danneggiata se il governo continua a fare quello che ha fatto in Europa i suoi partiti di maggioranza in questi giorni, cioè tentare di fermare un vento con le mani, perché noi dovremo ridurre le emissioni, ci siamo impegnati a farlo, e chiedere all'Europa di mettere le risorse per accompagnare questa transizione. Hanno appena bloccato il super bonus che aiutava la gente a mettere a posto le case. Rapida Bolloli e rapido Travaglio. Ma semplicemente per dire appunto che sulla questione dell'Eco Green la partita è molto aperta, e poi per quanto riguarda appunto la questione di cui parlava Travaglio sulla legge di bilancio che avalla e aiuta gli evasori, certo lui forse preferiva che i soldi venissero destinati al reddito di cittadinanza, alle politiche grillline, che però si è visto che invece certamente hanno portato piuttosto che i condoni fiscali a questo paese, e quindi purtroppo per lui e per il Movimento 5 Stelle anche quella sorta di bonus e di incentivi è un po' tutta da rivedere, così come il super bonus, perché si è visto che alla fine erano soldi che venivano elargiti molto spesso anche a chi non ne aveva diritto. Ma non so, qui è un fritto misto,
non saprei nemmeno che cosa rispondere. Sembra che abbiano fatto un torto a me a togliere il reddito di cittadinanza a gente che non ha di che sfamarsi. A me, io non sto difendendo i miei interessi, io sto difendendo un principio. Il reddito di cittadinanza c'è in tutta Europa, tranne che in Grecia. Visto che la coperta è corta e che ci sono appunto da fare. Certo, visto che la coperta è corta, buttiamo via. Travaglio? Visto che la coperta è corta, buttiamo via i soldi per regalarli agli evasori fiscali con 12 condoni che ci costano 3 miliardi e mezzo invece di darne 7 e mezzo ai poveri. Come si fa in tutta Europa in un momento in cui proprio perché la coperta è corta si devono proteggere i più deboli e i più miseri? Ma questa, voglio dire, è una scelta politica, lo diceva prima la parlamentare. La leva fiscale è esattamente la prima scelta politica. Dove destinare i soldi? È ridicolo mettersi a dire ci vogliono degli incentivi per le case green e poi noi che avevamo un incentivo che funzionava e si chiamava super bonus per le case green, questo governo l'ha levato per fare che cosa? Per spendere di più in armi, per spendere i condoni, perché sono riusciti addirittura a fare dei condoni fiscali che invece di portare soldi costano soldi allo Stato. Allora, questa è la cialtroneria di chi ci sta governando allora, in questo momento. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.